Nascosto sotto la superficie, c'è un angolo segreto di oceano in cui antiche specie prosperano ancora in una sensazionale abbondanza. È un paradiso di vita incontaminata e di meraviglia. Benvenuti a Palau, la perla del Pacifico. Molto più a est dell'India e dell'Indonesia, Palau si trova sull'orlo del vasto Oceano Pacifico. È un arcipelago di oltre 200 isole nascosto dal mondo esterno. Lungo le scarpate sommerse di Palau prosperano alcune delle più ricche barriere coralline rimaste sulla Terra. La storia di questo paradiso di corallo comincia nell'oscurità della notte. All'ombra del reef, alcune creature cercano riparo dai pericoli del mare aperto. Cose non sono come appaiono. Predatori che sembrano dei fiori catturano prede microscopiche trasportate dalle correnti. Per la maggior parte dell'anno prevale la calma, ma presto il reef verrà investito da un'improvvisa esplosione di vita. La danza di accoppiamento dei cetrioli di mare fa da prologo. Spinti dalla luna e dalle maree, questi pigri abitanti del fondale espellono uova e sperma nelle correnti. E c'è in serbo uno dei più grandi spettacoli di fertilità della Terra. Nelle notti estive, sotto la luna piena, gli animali del corallo, dei minuscoli polipi, si gonfiano di uova. Per espandere il reef, i polipi si dividono come le amebe. Ma per creare altrove nuove colonie e assicurarsi un futuro, inviano minuscoli pacchetti di nuova vita. La riproduzione inizia lentamente, ma con il passare delle ore, la crescente massa di sperma e uova si accumula sopra il reef come una tempesta, trasformando le acque di Palau in un grande spettacolo di esuberanza sessuale.
Sperma e uova producono embrioni e quindi larve che cavalcano le correnti oceaniche per allontanarsi dal reef genitore. E poi si depositano per dividersi e ridividersi in nuove fiorenti colonie. Se anche un singolo viaggiatore per ogni varietà di corallo ha successo, la specie si garantisce un futuro. Le isole di Palau sono le cime visibili di enormi vulcani paragonabili alle montagne dell'Himalaya. Per miliardi di anni i coralli si sono accumulati sulle vette che sprofondavano. Poi un movimento tettonico ha fatto riemergere parte delle creste vulcaniche, portando alla luce le antiche formazioni di calcare che oggi formano Palau. Quindi la natura ha fatto il resto. Milioni di anni di erosione da parte del vento e dell'acqua hanno trasformato i blocchi di calcare in funghi giganti. Le onde hanno eroso la parte friabile delle rocce a livello del mare. Le piogge e gli acidi delle piante le hanno rese porose, lasciando un'impronta evidente di tutto ciò che è vissuto qui o che vi è stato trasportato dal mare. Sott'acqua, le forti correnti hanno scavato delle caverne nascoste, finché antiche tempeste non hanno squarciato il tetto delle barriere coralline. A pochi passi da questi buchi blu, il reef va a strapiombo. Sovrastando alcune delle fosse oceaniche più profonde, le pareti di Palau deviano verso l'alto le correnti abissali ricche di nutrienti. C'è un'esplosione di plancton. La vita si riunisce per nutrirsi. La calma è apparente. Mentre i pesci più piccoli mangiano, quelli opportunisti come il barracuda aspettano con calma il momento giusto per attaccare. La moltitudine di prede attira anche il re dell'oceano, lo squalo del reef. Le ore passano in una situazione di stallo fra due tattiche di sopravvivenza, la superiorità numerica e l'effetto sorpresa. Una volta l'anno le ricche acque di Palau attirano dei pesci chiamati idoli moreschi, che vengono qui a migliaia per incrementare le possibilità di accoppiarsi. In cambio offrono un delizioso banchetto a legioni di squali del reef.
Sostentato dalle ricchezze di Palau, lo squalo del Reef caccia i banchi di idoli moreschi che arrivano una volta l'anno. Di tanto in tanto si presenta un'occasione improvvisa. Seguita di nuovo da una calma inquietante. Qui il segreto della sopravvivenza è questa nebulosa vivente chiamata plankton. I minuscoli organismi in sospensione forniscono la prima ondata di nutrimento che sostiene tutte le creature più grandi. Quelle che si cibano direttamente di plankton usano diverse tecniche. Le anguille giardino sbucano dalla tana e mangiano quello che passa sopra di loro. La manta attraversa la nebulosa di plankton e con la grande bocca ne aspira a sufficienza per il suo corpo di 4 metri e mezzo. La fame è una costante, ma lo è anche questo brodo di vita. I banchi si intersecano in questi pascoli fluidi e mangiano nuotando. Anche se la vita qui è diversa da quella sulla terraferma, è alimentata dalla stessa sorgente. Questo paradiso e la sua miriade di forme di vita sono sostenuti dall'energia del sole. La luce solare che scende dall'alto nutre il fitoplancton e i giardini in miniatura coltivati dai coralli. Nei tessuti di ogni polipo abitano delle alghe microscopiche. Le minuscole piante vivono degli scarti dei coralli e in cambio forniscono loro nutrimento in una relazione simbiotica. Costruttore di vasti reef, il corallo è un coltivatore e un predatore. Ogni polipo è un tubo vivente contornato da tentacoli urticanti che nascondono la bocca di un carnivoro. Per gli innumerevoli esserini che costituiscono il plankton in sospensione, queste fauci ondeggianti sono una parete mortale. Quando i coralli crescono, ogni specie assume una forma unica. Piatto come una tavola, ramificato come questo centrotavola,
o rotondo come le isole a fungo sovrastanti. E il reef diventa un meraviglioso paesaggio dall'aspetto caratteristico. Per le altre creature, il labirinto di corallo è una vera e propria città sottomarina, con pasti già pronti e angoli da cui osservare la vita. È un mondo affollato, in cui ogni abitante è altamente specializzato per sopravvivere. Un luogo di stradine e nascondigli, dove il giocherellone può sparire in fretta e furia. Per alcuni è anche un luogo per riprodursi. La seppia è un cugino del polpo e del calamaro ed è mimetizzata per sembrare un corallo. Espellendo acqua per propulsione, percorre la barriera cacciando granchi e gamberetti. Questi mortali predatori raggiungono anche i 90 cm di lunghezza e sono armati di potenti fauci e di veleno. Oggi però questa femmina non cerca cibo, ma privacy. Depone le uova nei recessi corallini, dove saranno al sicuro per le 5 settimane necessarie al loro sviluppo. E qui finiscono le sue cure materne. Potrebbe non rivedere la sua prole mai più. Questo è un paradiso creato da una magia vivente. Semplicemente con il sole e l'acqua marina, i coralli creano uno dei sistemi viventi più ricchi e complessi del pianeta. Però, dal mondo vivo dei coralli, si può passare a un mondo lugubre di reef morti da tempo. Quando nell'era glaciale i mari erano più bassi, la pioggia ha scavato nel calcare caverne e tunnel, che ora, inondati dall'innalzamento dei mari, sembrano spettrali camere di sepoltura. Qui l'incredibile estensione delle costruzioni coralline si rivela. Grandi blocchi, spessi anche centinaia di metri, formati dall'accumulo di uno strato di polipi alla volta e compattati nell'arco di milioni di anni. Le caverne, un tempo piene d'aria, adornate di stalattiti, ora sono incantevoli sotterranei sommersi, accessibili solo a nuoto. Un subacqueo solitario sembra un umile pellegrino di fronte a un altare di calcare, circondato dal silenzio dell'oceano. Questo è probabilmente l'aspetto più caratteristico di Palau. L'acqua del mare penetra attraverso i tunnel sotterranei e alimenta circa 80 laghi salati interni. Anche se provengono dall'oceano, le acque dei laghi di Palau hanno una composizione chimica e biologica completamente diversa. Il più strano è un lago isolato pieno di meduse, oltre un milione, che si spostano senza sosta. Forse intrappolate qui da un sollevamento tettonico, o forse spinte attraverso i cunicoli sottomarini, le meduse si sono adattate a sopravvivere in questa prigione insulare.
sostentate da alghe interne simili a quelle dei coralli. Per alimentare la propria alga, ogni giorno seguono la luce del sole attraverso il lago. Ma la loro esistenza non è priva di pericoli. Per gli animali in agguato, queste meduse, prive di tentacoli urticanti, sono un bersaglio facile. Il predatore più sedentario, ma letale, è l'anemone di mare. Intrappolata da questi tentacoli urticanti, la medusa non ha scampo e viene lentamente mangiata dall'anemone e dagli altri predatori affamati. Le meduse giardiniere scendono per fertilizzare le alghe con le acque profonde ricche di azoto. Poi tornano in superficie per assorbire il sole tutto il giorno, ruotando per coltivare le alghe in maniera uniforme. Per molti abitanti del mare, la notte è un momento di opportunità. La possibilità di nutrirsi protetti dall'oscurità. La città di Corallo ha una vita notturna movimentata. Gli animali che di giorno restano nascosti ora escono allo scoperto. Scintillanti pesci d'argento si avventano sui nutrienti fiocchi di plancton, mentre i predatori diurni del mare aperto riposano. Creature rimaste tutto il giorno immobili, ora si muovono in cerca di cibo. Un'orecchia di mare. Un riccio. E un granchio camuffato da alga. La bellezza può nascondere ferocia. Gasteropodi senza conchiglia, come nudibranchi e lumache, sembrano delicati, ma pungono i loro nemici. Molti poi sono carnivori a caccia. Questa insolita stella marina si nutre dello stesso corallo in cui abita. La corona di spine secerne da sotto dei succhi gastrici velenosi. Così uccide i polipi del corallo, poi li divora. Spostandosi con pedicelli tubolari forniti di ventose, si lascia dietro chiazze di coralli senza vita.
volte alcune lumache cono cacciano con un veleno così potente da uccidere un uomo. Ma di giorno si nascondono mitemente nella sabbia. Questo è un cetriolo di mare lungo 1,5 metri che si rimpinza con l'aiuto dei suoi tentacoli piumosi. Si nutre ingerendo la sabbia, dalla quale filtra i resti di piante e animali. Un riccio di mare, grazioso come un fiore, ma mortale come un serpente velenoso. Con gli occhi periscopici sempre attenti, lo strombo sonda il fondale con zampe simili a dita, cercando qualcosa di commestibile. Un granchio decoratore, travestito da anemone, cammina pavoneggiandosi. Grande dei nudibranchi viene chiamato ballerina spagnola a causa del suo appariscente modo di spostarsi. Il pesce scorpione è forse la creatura più caratteristica della notte e l'adattamento l'ha vestito di pinne e spine che sembrano penne d'uccello. Ma per i pesci più piccoli, il delicato piumaggio nasconde un feroce predatore. Le spine del dorso, dalla punta velenosa, sono armi di difesa. Ma l'intero assortimento di penne viene usato anche per cacciare. Individuata la potenziale vittima, il pesce scorpione la spinge con le pinne e le spine spiegate fino a intrappolarla in un angolo. L'attacco è fulmineo. Reagendo all'invasione del proprio territorio, i minuscoli pesci palla cercano di allontanare il pesce più grande mordendogli la pelle del dorso. Il gigante non intende arrendersi, ma nemmeno i suoi piccoli assalitori. Cercare di eliminare i seccatori mangiandoli si dimostra un errore. Gli spinosi pesci palla sono bocconi di dolore. Anche per un feroce predatore, la notte può serbare delle sorprese lungo il reef di Palau.
In questa perla del Pacifico c'è un animale che è in grado sia di scalare gli alberi che di nuotare sott'acqua. Bello, ma letale. Il Lauticauda colubrina inietta nelle sue vittime un veleno potente come quello di un cobra. Un tempo esclusivamente terrestre, si è adattato all'acqua per sfruttare l'abbondanza dell'oceano. Ora depone le uova sulla terraferma, ma caccia in mare. Le escursioni sottomarine gli sono possibili grazie a un polmone che si estende per quasi l'intera lunghezza del corpo. Nel cercare i piccoli pesci, riesce a trattenere il respiro per un'ora. Ogni anno, con l'arrivo dei monsoni, il cambiamento travolge Palau. Per un po' il sole tropicale cede il posto ai nubifragi, che puliscono e rinfrescano la terra. Sul fondo sabbioso della laguna si muovono nubi di un altro tipo. Muovendosi come un unico organismo, i giovani pesci gatto cercano prede nascoste nel fondale. Le ultime file balzano continuamente davanti come in un nastro trasportatore, con un movimento efficiente che confonde i nemici. Dove i nascondigli scarseggiano, gli animali hanno sviluppato travestimenti straordinari. La sogliola tropicale, come gli altri pesci piatti, trascorre quasi tutta la vita sdraiata su un fianco, fingendo di far parte del fondo marino. Il suo adattamento è così perfetto che entrambi gli occhi si trovano sul lato superiore. Un maschio e una femmina attirano pericolosamente l'attenzione, lasciando il fondale per accoppiarsi. All'inizio sono troppo preoccupati per portare a termine l'atto. Ma alla fine la pulsione riproduttiva supera la preoccupazione di nascondersi. Dove coesistono così tante specie, si creano dei legami inconsueti. La remora ha trovato il modo di sfruttare un passaggio agli squali o alle mante usando una ventosa che ha sulla testa. Così si sposta senza limiti e ha libero accesso agli avanzi. Ma la relazione più bizzarra è quella che si crea in particolari posti di raccolta, in cui creature gentili e creature minacciose sembrano trovare una tregua momentanea. Questo sembra un affioramento di coralli come gli altri, ma le mante infestate dai parassiti sanno che i piccoli pesci che attendono qui allevieranno il loro fastidio rimuovendo i seccatori. In questa stazione di pulizia ci sono i labridi pulitori con teste e bocche piccole adatte al compito. Mostrandosi passivo, il pesce più grande segnala ai pulitori che possono entrargli nelle branchie e in bocca e mangiarsi tutti i parassiti.
Una cosa è pulire una pacifica manta. Un'altra è avventurarsi dentro le fauci più spaventose del mondo. In questo luogo speciale, i signori del Reef di Palau non vengono per cacciare piccole creature, ma per chiedere il loro aiuto, offrendo in cambio una breve tregua e un inesauribile rifornimento di cibo. Per ora, anche uno dei più feroci predatori del pianeta sembra docile come un gattino. I clienti ripartono più rilassati e in forma e torneranno spesso in questo centro benessere della città del corallo. In tutto il resto del Reef, le dure leggi imposte dalla fame non permettono tregue. Bisogna rimanere sempre allerta. La ricerca di cibo prosegue senza sosta. E quando si presenta l'occasione, la reazione è spietata. In mezzo al trambusto, una gigantesca femmina di pesce balestra si occupa delle proprie uova. Soffia costantemente per lavare via il limo e ossigenarle. Ed è sempre pronta a respingere predatori in agguato. Ma le uova sono una minaccia per un maschio di pesce balestra. Non essendo sue, se sopravviveranno, competeranno con la sua progenie. Fingendo un attacco, spinge la madre ad allontanarsi e le impedisce di tornare. Le uova rimangono incustodite. La manovra ha successo. La femmina torna e trova le sue uova sparpagliate e senza più scampo. Madre diversa, diversa strategia. La femmina di seppia preferisce deporre il suo tesoro in tanti nascondigli diversi piuttosto che in un singolo nido e dissemina migliaia di uova lungo tutto il Reef. Si svilupperanno relativamente al sicuro, mentre predatori di ogni tipo affolleranno giornalmente il Reef. Dopo oltre un mese, quasi tutte le uova di seppia disseminate per il Reef sono sopravvissute. Stanotte si schiuderanno. Anche se c'è un adulto nei paraggi, i piccoli ora sono da soli. Per la maggior parte delle creature del Reef, l'esigenza di sopravvivere lascia poco tempo ed energie per la prole, ma questi piccolini sono ben preparati. Quando escono,
sono delle vere e proprie seppie in miniatura. Sanno per istinto che la loro salvezza è negli anfratti riparati dei coralli. È la barriera stessa a fungere da genitore. Mentre le piccole seppie iniziano il primo giorno di vita, altri animali si ritirano per dormire, prendendo le dovute precauzioni. Quando arriva la notte, il pesce pappagallo si avvolge in un bozzolo vischioso, per impedire al suo odore di raggiungere i predatori nascosti nell'oscurità. Altri vagano fra gli ammassi di corallo per riposarsi al sicuro fino all'alba. I coralli, oltre ad essere costruttori, giardinieri, predatori e genitori, sono anche dei dormitori. Le creature che abitano questo reef sopravvivono e resistono, allevate dal mare e alimentate dal sole. Un antico paradiso in un angolo perduto del vasto Oceano Pacifico.